see the rock. He's a werewolf. You gonna complain about not getting the rock from a werewolf? Man, you tripping. Jimmy Chitwood, Hoosiers, man. Pure shooter. He could create a ton of space. He couldn't get the shot off, so he kept the ball moving around. Mm-hmm. I don't want him on my team. Chitwood? He played in, what, the 1950-something? No three-point line, just a bunch of long twos? Not getting any space out of that. I'd take Team Wolf just because of how efficient he was. He's not going to pass, but he scores, like, literally every single time. Every time. Of course you would. See, there you go with the numbers again. Listen, Jimmy Chitwood played the game with passion, man. He had the purest shot. Hold up, man. Aaron makes a lot of sense. So I'm gonna change my answer to Jesus Shuttlesworth, because you know, like, nah, you know he got game. Wait, we said fiction. Ray Allen ain't fiction. Why y'all laughing? Y'all know I'm right. All right. Justice Young. Justice? Man, Byron. All right, the freak. Man, you know the freak of ball. Wow, grandi amici del tubo. Ben ritrovati qui su canale di Cinesi, ragazzi. Ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui col 12esimo, dovrebbe essere, episodio del Road to 99. Come potete vedere, stiamo andando dal nostro VC Sports Management, che tanto ci darà giusto la... il contentino per essere andati all'NBA Store a firmare qualche autografo, cioè probabilmente 175, ok, qualcosina in più. Come potete vedere, ho messo da parte un bel po' di VC, quindi oggi andremo a fare degli upgrade molto sostanziosi, sperando di poter arrivare al livello 70 o comunque quasi raggiungerlo. Non lo so, siamo indietro, ma poi comincerò a giocare qualche partita per conto mio, qualche partita al playground per conto mio, e cominceremo a fare dei miglioramenti più spesso e più volentieri. Intanto, allora, andiamo qui. Eccoci qua, migliora subito. Allora, vediamo un po'. Ok, come potete vedere sto aumentando tante cose, non tutto, tipo di 3 il post, rimbalzi, le stoppate verticali, la velocità molto importante, i sottomano, le schiacciate anche, le stiamo migliorando, la media distanza, i 3 punti anche, che sono pochi ma dobbiamo migliorarli. Andiamo a spendere i nostri 11.160, purtroppo non ci arriviamo al 70, ma mi accontenterò del 69 al momento. Probabilmente nel prossimo episodio diventeremo livello 70, così avremo le migliorie anche per quello. Fatemi vedere giusto le ricompense, che non mi ricordo. Ah, le esultanze, livelli elite, altre cose da sbloccare. Beh, sì, cose comunque fighe, e i tatuaggi, cosa importante del livello 70. Quindi probabilmente nel prossimo episodio andremo a tatuarci, ve lo dico. Adesso andiamo a giocare con gli Indiana Pacers, ormai derelitti, privi di Paul George. Allora, eccoci qua nello spogliatoio, ragazzi. Cosa importante da fare oggi, che mi avete consigliato nei commenti in molti e vi ringrazio, andare a mettere le scarpe. Perché? Perché... ah, ecco, vedete, qui sono selezionate. Perché evidentemente in casa ogni tanto gioco con queste 2K generiche. Mi avete detto che se gioco con quelle non mi danno il contratto con la Jordan. Quindi andiamo a tenerci queste Jordan qui che mi piacevano un sacco, bene. E nella prossima partita mi sono dimenticato, adesso andiamo a comprarci i calzetti più fichi, perché stanno male con questa calzamaglia che mi sono messo. Forza, andiamo, giochiamo contro Miles Turner oggi, avversario non semplicissimo. Promo squared away. Charlie. Yep, I got him right here. You know, I want new hashtags. I am not feeling those. Anything else? Oh, rookie. DJ. A word. What's going on? You excited for the game? Yeah, I'm ready. Great. So, I have a semi weird question for you. How many cell phones do you have? quanti me ne servono? How many do I need? Well, it kind of depends. Shammy, how many burners you got? What you talking about, Shammy's got 3 phones. 3 you know about. Hey, after all these celebs been getting hacked, it kind of shook me. Now I like to compartmentalize. Got the business phone, agent, team, coach, Miss Shapiro, of course. Very kind. And I got my bat phone, which is, you know, the bat phone. Okay, so DJ, you're on social media a lot, which is great, but now you don't just represent yourself, you represent the team. You should consider getting a second phone for your agent, manager, official team, social media. Get that bat phone. Yeah. All right, guys, I'll think about it, but I got a game to focus on, okay? Hey, you know that, right? At least on that part. Bro, 2 phone bills? Oh, you act like you can't afford it. What, you think I'm Shaq? Beh, Shaq lo diventeremo comunque, eh. Cioè, calma, è solo questione di tempo, datemi una cinquantina di episodi e forse Shaq lo diventiamo. Comunque, prima della partita dubito che esistano delle cose del genere, cioè, al massimo sarà dopo. L'indicatore, ho dimenticato di cambiare colore, vediamo se si può cambiare da qua. Che figata quest'anno che hanno messo anche la presentazione con l'inno, veramente, veramente bello. Su queste cose ci sanno fare, veramente, veramente una figata. Loro così in silenzio, proprio come quando guardi le partite NBA, specialmente delle finals. Veramente, veramente bella questa cosa.
2-4, avevo partito 2-0, siamo 0-4 nelle ultime 4, 2-4 anche loro, sfida tra squadra abbastanza scarsette, devo dire, non partiamo in quintetto, però ci avevano promesso più minuti nello scorso episodio, vediamo un po'. Oh, 7-5, 7 minuti e 22, siamo entrati prestissimo oggi, bene così. Bene così, e difatti, come dicevo in presentazione, siamo in marcatura su Miles Turner, sempre un uomo pericoloso. Vediamo di cercare di migliorare qualche nostro record con qualche stoppata, qualche punto in più, qualche rimbalzo, qualcosa. Bello lì, bravo, gli abbiamo tirato dietro, fantastico. Due punticini semplici per cominciare così a macinare un po' di statistiche. 9-7 ragazzi, tra l'altro la nota di dialoghi come potete vedere da là in basso. Dai, Dio santo, però con la cosa magenta è molto meglio. Magari se c'è un altro colore un po' meno gaio sarebbe bello, ma va benissimo lo stesso, anche il rosa è molto figo, mi piace. Occio che sbaglia, questo è mio, perfetto, via, spingo io la transizione. Dalla Badild, tira transizione, vecchio. Sì, dai. Mi ha rubato il rimbalzo, avevo preso posizione, guardalo. Me l'ha preso dalle mani, ma dai, ma si può... Questi erano due punti già segnati praticamente. Porca la sua porca, mi ha rubato il rimbalzo. Ma pensa a te. Oh là. Via, ripartiamo. Via, ripartiamo che Jefferson non ci può star dietro. Cambio di mano, palla fuori per Wells. Sì, così. Che belle queste cose. Quanto mi gaso quando prendo un rimbalzo e vado in transizione. Primo assist di partita, due rimbalzi, tre assist vorrei fare. No, due punti, tre assist vorrei fare, qualche punto in più. Ultima azione del primo quarto, ragazzi. Ovviamente, quando faccio qualcosa, sparisce tutto. Nel senso che ho perso la clip, mannaggia sua. Guarda che bel blocco che ho fatto a Fox. Un po' in anticipo, speravo non si buttasse dentro per dare la palla a me. Abbiamo fatto due punti, abbiamo preso un rimbalzo, abbiamo fatto un assist in 30 secondi e non avrete visto niente. Mannaggia me. Non è colpa mia. Vediamo se riusciamo a rubacchiare un rimbalzo. No, perché De'Aaron Fox segna. Eravamo entrati sotto, usciamo sopra a fine primo quarto. Magari saremo ancora in campo. Fatto sta che abbiamo il coso caldo sotto il culo. No, perché? Il secondo fallo di squadra? No, personale, dai. Vabbè, ma che due falli mi ha fischiato però, Cristo santo. Già gioco poco, faccio due falli in un quarto. Figurati se non mi leva, e te pareva. Adesso rientriamo... Vabbè, 3-8-3-5, dai, cerchiamo, oggi potrebbe essere la nostra prima doppia-doppia, ve lo dico, c'è puzza di doppia-doppia. Potresti anche già darmela qua, te lo dico, proviamo una mirata in post contro Foso, se ti levi, non si sa come sia passata lì, non si sa come sia passata, in mezzo, anzi, oltre, o la dipo per la schiacciata su Maestar. Guarda che opposizione, vabbè, palla persa, ho capito, però... Dai, se dormite in piedi, in due potevate passarvela un metro dal canestro, dai, sveglia. Rimbalzo offensivo, canestro e fallo. Mamma mia, lo sapevo che questa era la nostra partita, raga. Lo sapevo, dai che forse mettiamo anche il tiro libero, no, probabilmente no, infatti, mannaggia, figurati, va bene, 8 punti se rimbalzi, oh raga, cioè, per l'amor di Dio, la nostra sesta partita non si butta via niente. Ole altro rimbalzo, sì, Fox, te la passo, che madonna, rompi sti esterni. Vediamo se me la danno, no, la danno a Collistein, non so perché lì, non so cosa se ne possa fare lì. Piccheroi con Hild, non mi pare si stia sviluppando niente, in realtà riesce a buttarsi dentro in maniera abbastanza carina e poi si ferma lì, mannaggia vostra. Sbaglia che prendo rimbalzo e subisco fallo, ottimo. Due punti, due rimbalzi dalla doppia, ragazzi, cerchiamo di non fare 0 su 2 liberi. Questo è entrato, non so perché, 48%, non so veramente perché, e questo uscirà ovviamente, 61 esce, giusto. Ho preso io, via, te l'ho visto, guarda i due lunghi, come collaborano, sì così Willy, Collistein, 45-39, 9 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, che partitona. Eccolo qua, decimo rimbalzo, carirai signori, per rimbalzi, dalla al nostro amico Wells, che non tira, la dà a Diero, vediamo se me la danno qua, no, piccherò il 3 esterni, molto bello devo dire. Usciamo qui, non tiriamo, danniamola a Bogdanovic, non dovrei essere qui, allora andiamo via, vediamo se riusciamo a ricevere magari dietro il taglio, magari prendere il rimbalzo in attacco e farsi stoppare. Vabbè, dai, il rimbalzuccio l'abbiamo preso. Ultima azione del primo tempo, ragazzi, occhio che questo adesso comincia ad arrivare qua e sparare, vediamo se riesco a farmela dare sotto, sì così, non volevo proprio fare questo, vabbè.
Volevo girarmi dall'altra parte, ma mancava troppo poco tempo. 45 pari l'intervallo. Volevo riuscire a fare la doppia doppia perché ho paura di non giocare nel secondo tempo, perché il coach non è che mi stia proprio dando tutti questi minuti, cioè 9-11 in un tempo, non mi farà giocare, già vedo. Eccoci qua a inizio secondo tempo, 45 pari, si riparte dallo 0-0 praticamente, simuliamo, ti prego. Ok, già nel terzo quarto siamo sotto di uno, buono, buono, buono. Ok, allora è la veritiera la cosa che stiamo giocando di più, mi fa piacere. Bene, abbiamo una reale possibilità di mettere lì la nostra prima doppia-doppia, allora. Olè, 12° rimbalzo, cioè a Jefferson, scusami, tu eri forte magari un paio d'anni fa. Bonzi, mettimelo anche l'assist. A più siamo arrivati, signori, a più. Il partitone, oggi veramente miglior partita in NBA sicuramente. Anche 4 assist nel preziosire il nostro tabellino. È bastato aumentare di un paio di overall e già abbiamo fatto la differenza. Tutti sti falli qua mi fischiano quest'anno. Quarto fallo, unico problema della partita di oggi, ragazzi. Stiamo gestendo malissimo i falli e adesso probabilmente ci cambieranno. Eccolo! 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 Doppia doppia! Doppia doppia! Prima doppia doppia in carriera! 6-7-6-4! Oh, è stata una fatica, ho dovuto tirare anche un po' più del previsto, sinceramente. Ma ce la siamo portata a casa. Adesso portiamo a casa pure... No, me la... Oh! Quanto ho saltato? Jefferson on fire, turnaround jumper 7-4-6-6, bellissimo, mi piacciono un sacco questi movimenti da lungo. Occhio al blocco là, siamo più 6 ragazzi. Ci hanno cambiato, ragazzi, no, ci hanno fatto finire così la partita, mi sa. Vabbè, almeno abbiamo vinto, dai, abbiamo vinto, doppia doppia abbiamo fatto, ci hanno fatto giocare più del solito, bisogna dargli la giusta verità. Siamo non tanto vicini ai cartellini, ma pian piano ci lavoriamo. Adesso penso che però non andremo a giocare un'altra partita, ve lo dico. Cadenza di forza 1125, stica. Là, 800, là, tanti, non ne ho mai presi così tanti. Quest'anno arrivare a 1000 è difficile, l'anno scorso con lo Fei 1000 era praticamente la base. Se ci pensate abbiamo fatto una doppia doppia, ma abbiamo neanche 900 presi. Guardate qua, 13-4-12. Finalmente non parliamo più con quei stupidi della radio, ma con quelli seri. Perfect. This is Ernie Johnson along with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Time now to catch up with our special post-game guest. Hey, Shaq here. You showed me a lot out there tonight with the way you were able to dominate the glass. Was that something you set out to do? Shaq, something that we always talk about in practice and in meetings is how we want to close out possessions on defense. I mean, that is something that we all bought into, and it's a goal of ours each time we take the court. So I'm not so much worried about my individual performance on the glass so much as how we rebound as a team. Spoken well, you should take Kenny's place. Back to you, Ernie. Ok, ragazzi, avete visto un'intervista breve, breve bisogna dire, però con Shaq, quindi tanta roba. Non me l'ha fatto vedere accanto, era più bello l'anno scorso, forse è solo perché è la prima volta, magari un'altra volta sarà in un'altra maniera. Continuiamo, ragazzi, vediamo un po' dove ci porta il cuore adesso. Sicuramente andremo a comprare le calze, ve lo dico, per concludere l'episodio. Eccoci con il nostro handboard, abbiamo una telefonata, vediamo un po', no, un messaggio. Brian, Jordan, alte scarpe per te, va bene, ciccio, fantastico, ottimo. Ti ha dato una scarpa caduta nella sua linea colori. Ok, ah, mi è rimasta, ah, ok, mi ha dato tutte e tre quelle là. Ok, allora fastidio a farmi scegliere, non si sa, avevo solo quella che mi mancava, va bene. Ma anche queste cose no, non è che proprio le capisca. Non ho obiettivi, ottimo. E allora eccoci qua di corsa, perché la bici prima di sbloccarla ci vorrà un'eternità e mezza, a giudicare da quanto lenti stiamo andando con gli upgrade e quanto costano gli upgrade. Andiamo a prendere i calzini. I calzini, voglio i calzetti lunghi, ufficiali, NBA, molto bene, grazie, comprati, non li ho neanche provati perché non so neanche se si può, ecco, grazie, a posto, ciao, ci vediamo, così la prossima partita ce l'abbiamo, siamo tutti coperti come piace a noi. E allora ragazzi, io per questo episodio vi saluto, lasciatemi un piace, nel prossimo episodio arriveremo a 70, andremo a farci tatuaggi, giocheremo, pensate un po', contro i Boston Celtics del nuovo coverman Kyrie Irving, quindi veramente un episodio che si prospetta tanta roba, però oggi un mi piace per la prestazione speciale va lasciato. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, i miei social come sempre sono in descrizione, seguiti su Instagram per le storie e tutto il resto, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!